RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo. Ma che sballo! Siamo tornati in diretta, direttore. I due direttori si sono incrociati. Eh sì, ma oggi è puntata di direttori. Di direttori, infatti. Ne abbiamo un altro in attesa al telefono. Ne abbiamo un altro in attesa al telefono. Stiamo parlando di cinema horror, stiamo parlando di festival. E quindi qui in diretta abbiamo niente proprio di meno che il direttore dell'Italian Horror Fest, Luigi Pastore. Ciao Luigi, benvenuto sulla Antenna 1. Come grazie. Stai innanzitutto? Buonasera a tutti, grazie del gentile invito. Sto molto bene, grazie. Allora, raccontaci un po'. Saluto anche il mio collega di Torino. Sì, vabbè, siamo qui. Questa sera siamo tutti tra direttori. Doveva esserci la splendida Barbara Morris con noi, ma purtroppo è stata presa ad altri impegni e quindi è una serata di direttori. Senti Luigi, raccontami un po', che cosa stai facendo di bello in questo periodo? Allora, in questo periodo, oltre a cercare di far ripartire appunto l'Italian Horror Fest Città di Nettuno, che come sapete è rimasto fermo per un periodo, abbiamo sì. pensato appunto a rimetterlo su con una nuova edizione rivisitata e infatti aggiungiamo la lettera F di Fantastico e quindi la nuova denominazione sarà appunto Italian Horror Fantastic Fest. Bellissimo. Siamo partiti con una campagna di supporto da parte del pubblico che vede tra l'altro un testimonial d'eccezione. E sto parlando del capo supremo della Troma Film, ovvero Lloyd Kaufman. Ammazza. E infatti chi è interessato può trovare il suo appello sulla pagina ufficiale e sul sito www.italianhorrorfest.com. Ecco, Luigi, quindi ci sarà anche Fantastico, quindi anche fantascienza, sicuramente. Anche fantascienza, sì. Apriamo alla fantascienza, apriamo anche ai game, quindi cerchiamo di fare un festival che abbracci un po' gli interessi di tutti. Beh, anche perché comunque le edizioni precedenti sono andate alla grande, ricordiamo anche che hai avuto degli ospiti importantissimi come Eli Roth, mi ricordo, no? nella prima edizione. Sì, esatto, cioè, Eli Roth è stata proprio l'apertura internazionale, se vogliamo, al festival e ha dato anche una certa credibilità. Poi in ogni edizione non è mai mancato il maestro Dario Argento, e oltre a tantissimi altri registi italiani di genere, da Ruggero Deodato a Luigi Cozzi, a Lamberto Bava, Enzo G. Castellari, insomma abbiamo avuto davvero un parterre d'eccezione. Insomma il cinema italiano che ha portato l'horror e la fantascienza nel mondo sono passati dal tuo festival. Senti sì. però noi ai nostri ascoltatori vogliamo dire anche che tu sei anche un regista, hai fatto anche tu, hai realizzato delle opere di film horror che sono stati sì. tra l'altro anche parecchio visti all'estero. Sì, ho iniziato con un thriller dal titolo Come una crisalide, all'estero conosciuto come Symphony in Blood Red, e sempre per la Germania, per il mercato tedesco, ho realizzato il remake, o meglio il reboot di Violent Shit, questa saga che in Germania ebbe notevole successo negli anni Ottanta. E come è andata? Diciamo è andata abbastanza bene, adesso il film è negli Stati Uniti. Mi dicono che come risultati sta andando abbastanza bene, quindi siamo contenti di questo piccolo risultato. Insomma, quindi andiamo a vele spiegate, sempre portando avanti la fantascienza, l'horror, che è un genere che noi comunque italiani amiamo, anche se spesso ultimamente purtroppo abbiamo un po' tralasciato il cinema indipendente italiano, dedicandoci di più a quello americano, forse perché hanno più soldi per gli effetti speciali. Cosa pensi di questo? Ma io credo invece che ci sia un grande fermento a livello indipendente in Italia, ci sono tantissimi registi, tantissimi autori che si cimentano in questo genere e devo dire lo fanno anche con dei mezzi notevoli, diciamo che anche la tecnologia oggi ha aiutato tanto, però le idee non mancano e credo che ci sarà un nuovo rinascimento per il genere horror e fantastico italiano. Luigi, posso fare una domanda io? Sì. Senti, che cosa è cambiato dagli anni, diciamo, noi abbiamo una cinquantina d'anni, io l'altro direttore, e sì. a noi faceva paura un certo tipo di cose. Oggi come oggi, cos'è che fa più paura al pubblico dell'horror? Guarda, io facevo questa riflessione già da un po' di tempo. Oggi purtroppo la realtà ha superato davvero la fantasia di qualsiasi sceneggiatore. Diciamo la realtà fa molta più paura, no? Quello che accade certo. quotidianamente nel mondo ha superato qualsiasi immaginazione. Il cinema resta sempre un mezzo di evasione da una realtà
che non ci piace, e serve anche un po' per esorcizzare queste paure. Cosa è cambiato? È cambiato forse anche il coraggio di osare in certi film. Negli anni 60 e anni 70 forse gli autori e i registi erano molto più avanti, molto più coraggiosi, molto più estremi. Forse si è perso questa ricerca, questo cercare in altri ambiti e non soltanto rifacendosi al cinema americano o agli stilemi, no, del cinema horror degli ultimi tempi. Probabilmente quello che dici tu in effetti ci sta nel fatto che comunque la crudezza delle immagini che anche internet purtroppo offre vada al di là di ogni immaginazione che poi si può mettere nel film, ma comunque anche i giovani sono un po' abituati, cominciano a essere un po' abituati a questo, no? Sì, assolutamente. E poi vabbè, io sono anche della vecchia scuola, nel senso mi piace immaginare un film dell'horror, un film fantastico, con anche il supporto di effetti speciali tradizionali. Non amo molto la computer grafica, anche se considero un aiuto fondamentale, però ecco, abbinare tutte e due, no? Per partire dalla tradizione e poi sposarla con la tecnologia mi sembra un ottimo binomio. Ecco Luigi, prima di chiudere però una curiosità, sì. Se tu dovessi essere uno dei classici mostri del cinema horror, quindi che ne so, sì, lupo mannaro, zombie, demone, mummia, chi vorresti essere? Beh, come fisicità, e perché poi è un personaggio a me molto caro, mi piacerebbe essere Frankenstein. Frankenstein, bene, sì, bene. Sì. Allora ti chiameremo direttore Frankenstein. Senti, volevo approfittare di questo, certo, spazio, sì, per parlare di una cosetta che sto facendo proprio in questi giorni. Non, sì, so se può essere interessante. Fai. Sì. Che nel tema, no, anche se in maniera un pochino diversa, sto realizzando un nuovo format che andrà in onda sul web e su alcune emittenti televisive, dal titolo emblematico Prepararsi alla morte. Ah, addirittura. Sì. Mm-hmm. Prepararsi alla morte, che non vuole, ovviamente, non voglio tirarla a nessuno, si intende, ma è un programma che cerca diversi punti di vista sull'argomento. Infatti interverranno durante le varie puntate diversi ospiti come giornalisti, scrittori, artisti, insomma avremo modo di confrontarci con questo argomento importante che fa parte comunque della nostra esistenza. Bene, allora noi ti seguiremo sicuramente, spero anche i nostri ascoltatori, magari scaramantici quando hanno sentito il titolo, però dai, scherzi a parte, ti ringraziamo, sì, davvero per essere, grazie, stato con voi, noi. Grazie a voi, Luigi, saluto e vi abbraccio. Un abbraccio a te. E buon Natale, buone feste. Altrettanto a te. Anche a te, grazie. Ciao. Grazie. Ciao. RA1 Aperitime.